Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, eccoci qui in questo mercoledì 20 maggio del 2020 alla 250esima puntata di Crescere per Educare. Parleremo in questa puntata di un argomento molto interessante che sicuramente ci aiuterà ad entrare in una relazione significativa con i nostri adolescenti, anche con i nostri bambini, ma in particolar modo con i nostri adolescenti. Vorrei parlarvi infatti della logoterapia di Victor Frankl. Victor Frankl, eh, qualcuno di voi già eh, lo conosce, è stato praticamente il fondatore di questa nuova disciplina che si basa proprio sul trattare le persone da un punto di vista terapeutico con una nuova prospettiva, una prospettiva che fino a questo, eh, a questo autore non era ancora diciamo, stata proposta. Eh, la psicoanalisi ha sempre affrontato le problematiche dell'essere umano vedendola in un processo cosiddetto psicodinamico. Per cui le relazioni che la persona ha avuto in famiglia con i genitori e la nevrosi, che è uno stato di sofferenza, viene curata sempre lavorando nella rimozione di determinati traumi, nell'elaborazione del trauma, eh, attraverso tutta una serie di strumenti, che di fatto fanno della psicoanalisi ancora oggi uno degli strumenti principali per la cura della sofferenza umana. Poi la terapia comportamentale vede invece nella nevrosi un altro prodotto, cioè sono dei processi di apprendimento e di condizionamento, per cui ciò che una persona in qualche modo ha appreso nel corso della vita, un condizionamento che una persona ha ricevuto nel corso dell'infanzia, e dunque cosa cerca? Cerca di riorientare la persona attraverso la ristrutturazione cognitiva cioè attraverso una, un modello che tende ad analizzare un determinato fenomeno e a rivederlo da un altro punto di vista, da un altro significato. La logoterapia, invece, di Viktor Frankl, non si ferma al piano della nevrosi, bensì la ultrapassa e si spinge nella dimensione dello specificatamente umano, cioè entra nella dimensione umana e accoglie nel suo strumento i fenomeni specificatamente umani in cui essa si imbatte all'interno di tale dimensione, quale il senso, il significato dell'esistenza stessa. Per cui, mentre la psicoanalisi analizza le dinamiche principalmente relazionali, possiamo dire così, la terapia comportamentale, come una persona è stata condizionata nella vita e per cui come ha imparato a ragionare e a usare le sue categorie cognitive, da cui poi scaturiscono anche le reazioni emozionali, nella logoterapia facciamo un passo in una dimensione che né la psicoanalisi né la terapia comportamentale avevano mai considerato, cioè qual è il senso e il significato che diamo alla vita? Per cui, per, la, eh, per Viktor Frankl, la logoterapia ha due parole chiave, l'autotrascendenza e l'autodistanziamento. Due caratteristiche che, giustamente, Viktor Frankl fa notare appartengono solo ed esclusivamente all'essere umano. Perché, in effetti, eh, animali... Eh, non hanno la capacità né di autotrascendenza né di autodistanziamento. Sono due caratteristiche, direi, antropologiche più che eh, psicologiche o filosofiche. Cioè riguardano proprio l'uomo, riguardano la struttura dell'essere umano. Ecco che allora nell'autotrascendenza di Viktor Frankl c'è un concetto molto importante che in educazione bisogna assolutamente trasferire quanto prima possibile, ovvero sia che la sofferenza non va evitata, la sofferenza va incontrata, va illuminata e non bisogna né fuggire né evitare o contrastare ciò di cui si ha paura. Cioè, l'autotrascendenza ci dice che noi possiamo avere un senso da attuare e che questo senso da attuare si incontra anche quando c'è il negativo. Quando, ad esempio, c'è eh, l'insegnante che ha le preferenze per parlare un linguaggio adolescenziale. Quando c'è l'amica o l'amico che parla male di me. Quando c'è il conflitto con mio padre o con mia madre o con mio fratello quando con il mio corpo non c'è una bella relazione. Per cui nell'autotrascendenza il, il fatto di soffrire non ha più questa eh, importanza eh, totale, ma diventa un fattore relativo, perché se una persona impara a eh, guardare se stessa dall'alto, Ecco che riesce a percepire ciò che gli capita da una nuova prospettiva che è quella della finalità ultima: cioè non della situazione contingente, ma di dove mi può portare questo momento di difficoltà, facciamo un esempio molto chiaro, cara amiche e cari amici di, di Radio Evolution. Se eh, un adolescente ha una difficoltà con un ragazzo, con un insegnante, no, e questa che è per lui motivo di frustrazione e di sofferenza, o con una materia, fa fatica a studiare una determinata materia di studio pur impegnandosi. Questo che è motivo per lui giustamente di frustrazione e di sofferenza, diventa eh, totalizzante se il ragazzo o la ragazza si fermano a quello che vivono, lo percepiscono come un grande problema, come un grande ostacolo o una grande ingiustizia, dipende dalla situazione. Se invece questa cosa la vedono nella finalità ultima, che è quella di maturare, di divenire uomo, di divenire donna, di imparare il problem solving, di attivare nuove risorse, voi comprenderete che questo ha tutta un'altra dimensione. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi che quando una persona non riesce ad andare oltre la sofferenza che prova, da quella sofferenza cadrà nell'autocommiserazione, cadrà nella lamentela, cadrà nel costante e continuo eh, um, stato d'ansia. Ma se invece si rende conto che quello che sta vivendo è finalizzato a un processo di crescita e un processo di maturazione più profondo, non diventa più così importante, non diventa assoluta quella situazione, ma relativa, perché diventa una fase della vita attraverso cui questa persona imparerà a dare poi del suo meglio. Questo perché è importante? Perché quando gli adolescenti sono nella loro età, sono nella loro fase di crescita, spesso vanno incontro a, a impedimenti, a ostacoli, a difficoltà, a delusioni. Ma se queste, questi impedimenti, queste delusioni, questi imprevisti, questi ostacoli, queste ingiustizie, se volete, vengono tramutati in positive provocazioni, che la vita ci dà, attraverso cui cimentarsi per migliorare se stessi, voi comprenderete che assumono tutto un altro valore. È chiaro che per far questo occorre che ci siano però degli adulti capaci di dire, guarda, che quello che stai vivendo non è un dramma totale, ma è un qualcosa che sì, ti sta facendo soffrire, ma ti sta fortificando, ti sta temprando, ti sta insegnando nuove possibilità, ti sta facendo capire come affrontare il viaggio della vita, perché chi di noi nel viaggio della vita non avrà prima o poi situazioni di difficoltà. Ecco che allora per Viktor Frankl la logoterapia, guarda che è importante quello che stiamo dicendo nella 250esima puntata di Crescere per educare. Per Victor Frankl la difficoltà, anche la più dolorosa, è un'esperienza d'apprendimento ed è un'esperienza d'apprendimento che ci mette nelle condizioni di diventare responsabili delle nostre risposte, per cui di come noi vogliamo rispondere a queste situazioni di difficoltà. Per cui in questo momento della mia vita... Che significato ha per me la delusione? Ha per me la frustrazione? Ha per me l'ingiustizia? Ha per me eh, il contrasto, la lite, eh, l'incomprensione? Ecco, se allora noi riusciamo a, a, a capire questo, ecco che i nostri ragazzi e le nostre ragazze potranno fare un percorso di crescita e di maturazione davvero profondo. Per cui qui è proprio il concetto di responsabilità umana che noi dobbiamo mettere al centro del processo educativo. Perché più noi puntiamo sulla responsabilità, più noi aiutiamo i nostri figli, le nostre figlie, i nostri allievi, le nostre allieve a diventare persone davvero umane capaci di dare con responsabilità una risposta a quello che gli capita. Qui allora noi dobbiamo avere un ancoraggio spirituale forte, cioè noi a nostra volta dovremmo essere certi che tutto quello che sta capitando a un figlio o a una figlia o a un allievo è per il suo bene. Cioè, sto dicendo, se l'adulto genitore, insegnante che sia, non è in grado di tollerare la sofferenza dell'altro. Se non è in grado di tollerare la propria sofferenza, come farà a tollerare quella dell'altro? punto di domanda. Per cui quando un adulto non è forte, non è ben ancorato dal punto di vista eh, spirituale, dal punto di vista valoriale, come potrà davvero dare del suo meglio alla persona che ama o alla persona che decide di seguire? Parlo, ad esempio, degli insegnanti o degli educatori, no? Quante figure ci sono che si occupano di bambini e di ragazzi? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non esiste solo la realtà puramente psichica o intrapsichica o ambientale, ma che c'è anche una ricerca di valori e di significati che permette a, a, di, di sviluppare dentro l'essere umano una forza motrice, una capacità di lavorare in modo fermo e paziente al processo dell'autorealizzazione. Detto in altri termini. Bisogna comprendere che con la logoterapia non è più il rapporto tra il bambino e il genitore che si instaura, ma tra un essere adulto giovane e un essere adulto più maturo, per cui cambiano proprio le cosiddette prospettive di relazione. E questo è molto importante perché questo fa oggettivamente la differenza, cioè mette le persone nella condizione di avere un rapporto completamente diverso. Se allora noi diamo questa ricerca di senso e di significato a una meta finale, questo diventa un orientamento di vita. Diventa un qualcosa che permette all'essere umano di superare il singolo momento di difficoltà perché viene visto all'interno di una visione più ampia, che è il processo dell'autorealizzazione. È un po' quello che diceva Seneca nel suo De Provvidencia, quando parlava, c'è cioè quel bellissimo brano di Seneca, in cui diceva che ehm, le persone che vengono più colpite dalla vita sono quelle che poi il generale, che può essere rappresentato eh, da Dio, da un'entità superiore, sceglie per guidare un esercito. Cioè, chi si è messo alla prova, chi è stato temprato, chi ha dovuto superare determinate situazioni di difficoltà, chiaramente è poi più capace di guidare altre persone ad affrontare le battaglie della vita. Ecco che allora, da questo punto di vista, la ricerca di senso è sempre orientata a dei valori. E parlare di educazione e non parlare di valori vuol dire non parlare nemmeno di educazione. Se io parlo di educazione alla sessualità e non parlo del valore della sessualità, io in realtà sto facendo un corso di educazione tecnica al, alla. Come dire, una sorta di Kama Sutra, ma non sto insegnando ad entrare in relazione con un'altra persona dal punto di vista affettivo, dal punto di vista della intimità psicologica e tanti altri aspetti. Ecco che allora, da questo punto di vista, noi dobbiamo renderci conto che sono proprio i valori quelli che fanno la differenza. La differenza sono proprio i valori perché. La psicoanalisi rende consapevole una persona di quanto gli è realmente accaduto nel suo passato. Per cui la psicoanalisi ci dice, guarda, se tu adesso vivi questo, vivi quest'altro, se provi questo, se provi quest'altro, è perché con tua madre, con tuo padre, nella tua famiglia c'era il tuo nonno, c'era la nonna, è morto quello, quell'altro ha avuto una malattia, c'è stato quel problema. Cioè la psicoanalisi... In effetti ci dà come delle coordinate attraverso cui noi riusciamo veramente a capire che cosa ci è successo. Ma la logoterapia si sforza di rendere un adolescente consapevole del proprio spirito, cioè del proprio atteggiamento interiore e dunque a renderlo edotto del suo essere comunque responsabile. Perché le scelte che le persone fanno rispetto a quel passato sono quelle che determineranno poi l'esito del passato stesso, per cui non è vero che un passato negativo produce risultati negativi, non è vero che un passato positivo produce risultati positivi, per cui non è vero che se un genitore sbaglia automaticamente un figlio sarà un disgraziato. E non è neanche vero che se i due genitori sono santi avranno automaticamente un figlio santo. Perché? Perché c'è comunque il libero arbitrio. E allora la responsabilità si forma dove? All'interno della coscienza dell'essere umano. La responsabilità non è un qualcosa che io posso installare come un software dall'esterno all'interno di un hardware. Magari fosse così semplice, avremmo risolto tutto. Dio stesso, d'altronde decide di darci questa libertà d'azione, per cui questa libertà, questa responsabilità che noi chiamiamo libertà, ma che di fatto è la nostra responsabilità, per cui l'assumere una responsabilità è fondamentalmente il significato più importante della vita, dell'esistere in questo mondo. Ognuno di noi dovrà il prima possibile diventare responsabile di tutto quello che sceglie, di tutto quello che fa. Eh, di come si sente e di come non si sente. Ed è per questo che noi dobbiamo renderci conto di quanto è importante il discorso di Victor Franklin. L'uomo, dunque, ha in sé una spinta, questo lo diceva anche Carl Rogers. Anzi, vi consiglio di ascoltare le puntate su Carl Rogers che abbiamo. Eh, che abbiamo realizzato in volersi bene la domenica sera alle ore 21. Comunque diciamo che anche per Carl Rogers c'è la famosa tendenza attualizzante, no? cioè l'uomo agisce per realizzarsi. Possiamo dire che allora il lavoro, la sofferenza, la fatica eh, non sono lo scopo finale, ma sono semplicemente un mezzo per realizzare i valori che se sono realmente tali sono trascendentali, cioè sono al di là della nostra esperienza e contribuiscono a costituirla e a unificarla. Per cui se io amo, nel momento in cui io eh, lavoro, soffro per amore, non è quello che sto facendo che in realtà mi gratifica, ma è la trascendenza al di là della mia stessa esperienza, io con questa scelta di amare andrò a realizzare qualcosa che va al di là di me, va al di là del tempo, è qualcosa che rimarrà al di là, cioè è qualcosa che come diciamo tende verso l'assoluto ed è questa eh, la cosa eh, più bella eh, che Vitro Frank ci ha voluto far capire, no? Come quando una persona perde questo, cade nella frustrazione esistenziale, cade nella mancanza di significato. Cioè, se io, cerchiamo di, di, di capirci perché guardate che questo è un discorso importante, non è facile parlare ai tempi d'oggi in questa società di sta roba qua, perché sono, sono, sono cose che, che, che ci fanno riflettere ben al di là del concetto che oggi noi abbiamo di materialismo, di edonismo di gratificazione, di appagamento, di autorealizzazione fine a se stessa. Qui stiamo dicendo che se io lavoro per me stesso, se il lavoro non è un valore trascendente, cioè quello che io posso dare anche quando avrò terminato, quello che questo lavoro darà al di là dell'utile, del guadagno, del, di, di, della gratificazione anche psicologica che chiaramente il lavoro ci deve dare ed è giusto che sia così, ma se io riesco a collegare quello che faccio a un significato trascendentale, che è il bene per gli altri, che è l'esempio che darò ai miei figli o ai miei nipoti che è il fatto che avrò eh, dato ad altre persone la possibilità di continuare la mia opera e di continuare a fare il bene per eh, di fare bene un determinato lavoro, di servire bene il mio prossimo. Ecco allora voi capite che quando c'è questo eh, c'è qualcosa che va ben oltre, ben oltre il lavoro stesso e la fatica di quel lavoro. Perché quello che mi spinge, quello che mi motiva, non è la mia personale gratificazione psicologica, materiale, economica, ma il significato trascendentale che io do a quello che faccio. Cioè, trascende, capite questo concetto, cosa vuol dire? D'altronde, questo è il motivo per cui noi oggi abbiamo tantissimi, lo parlo da coach di studenti, allenatore, che ci sono tantissimi ragazzi e ragazzi che oggi sono demotivati nei confronti dello studio. Da dove nasce la demotivazione? Nasce proprio fondamentalmente dal fatto che viene a mancare questo significato. Ci cioè viene a mancare il fatto che studiare latino, greco, matematico, filosofia o che ne so, eh, topografia, tecnica bancaria, diritto e quant'altro, chimica, fisica, eccetera, eh, non è legato soltanto al fatto che se prendo un 9 o prendo un bel voto sono. Chiaramente mi sento appagato, mi sento gratificato, accresce la mia autostima. Ma che quello che sto facendo sarà collegato al fatto che poi io potrò, tramite questa fatica di oggi, questo studio, andare a scegliermi un lavoro attraverso cui potrò davvero sentirmi profondamente collegato all'umanità, parte di un sistema e non un piccolo atomo che viaggia per se stesso. Ma mi renderò conto di essere parte, di essere una molecola all'interno di un grande sistema che è quello della vita. Per cui che cosa vuol dire? Che ehm, quando viene a mancare un senso, un significato, il problema è che la vita si svuota, viene a mancare lo scopo della vita. E allora ecco che ci sono tutti quei comportamenti autodistruttivi, dall'autolesionismo alla tendenza suicida, alla droga, che non è altro che un modo per eh, fuggire dalla realtà per entrare in un mondo che non è quello reale, per provare delle sensazioni di piacere, delle sensazioni di, di, di star bene momentaneo, prodotto però chiaramente dalle droga, o l'alcol o il sesso, la pornografia, cioè sono tutte forme. videogiochi anche, no? sono tutte forme attraverso cui non c'è più nel giovane il senso di questo futuro, di questa trascendenza. Rendo l'idea? Ma c'è un atteggiamento fondamentalmente autocentrato. Ecco, se noi dobbiamo allora chiudere questa trasmissione, come la possiamo chiudere? Dicendo che se c'è un atteggiamento di autocentratura, quell'adolescente non sta crescendo, cari amiche e cari amici, di questa piccola radio dal cuore grande che è Radio Evolution. Vuol dire che questa ragazza e questo ragazzo sono chiusi, bloccati in un piccolo mondo, sono eh, praticamente eh, senza una visuale, una progettualità, senza un'infuturazione. Chi sono invece gli adolescenti che crescono bene? Sono quelli eterocentrati, cioè sono quelli che hanno una visione, che hanno degli ideali, che hanno un progetto che hanno una forte passione, che hanno un talento e che lo vogliono sviluppare, cioè che sono orientati alla vita, alla crescita, alla formazione, all'andare oltre la difficoltà del momento, proprio perché in questo modo riempiono la loro vita di un senso e di un significato che è appunto il concetto di autotrascendenza e di autodistanziamento del nostro caro Victor Frank. Per cui... Quando noi ehm, leggiamo che eh, ci sono delle ragazze, 17 ragazze, che hanno deciso eh, di, di farsi mettere incinta, una vicenda vera, eh, che è venuta in America, è uscito anche un film su questo, eh, che si intitola proprio «17 ragazze». No? le quali decidono praticamente eh, di, eh, tutte quante di restare incinte insieme, spinte dal desiderio di contrastare la solitudine e la noia e sognando un futuro più bello da costruire assieme. Ecco, questa storia che, ripeto, sembra un film, ma in realtà il film è tratto dalla realtà, ci fa capire come questa disperazione di vuoto che c'è nelle persone può portare, pensate un po', a giocare dico perché questo è un gioco con la vita di persone innocenti perché rimanere incinta è relativamente semplice ma poi ah, con ragazzi scelti a caso in discoteca per cui neanche perché erano fidanzate pensate un po per cui per combattere la noia si fanno mettere incinta ecco allora questo ci fa capire il, il problema di, eh, di oggi che è il problema di mancanza di senso e di significato. Ed è per quello che dobbiamo come eh, genitori, come adulti, chiederci se anche noi stiamo o non stiamo camminando nella direzione di una progettualità, di dei valori forti, di un impegno, di un superare il, la fatica del coronavirus, eh, i problemi economici, eh, i problemi... Che tutti noi possiamo incontrare nel lavoro o che possiamo incontrare nella nostra vita. Perché da come noi ci poniamo diventiamo testimoni di logoterapia o testimoni di non logoterapia. Da questo punto di vista, la visione di Viktor Frankl è quanto mai attuale. È più attuale oggi di quando è stata formulata, perché sempre di più l'essere umano sta perdendo questa dimensione di progettualità nei confronti della vita. Bene, cari amiche e cari amici, io direi che abbiamo terminato anche la nostra puntata. Sono trascorsi più di 25 minuti, per cui ci siamo fatti direi una, una bella puntata senza soste. A Dio piacendo noi ci ritroveremo fra due settimane per la 251esima puntata di Crescere per Educare. Vi ricordo che ci sono i webinar eh, per cui corsi che potete eh, frequentare stando comodamente a casa vostra, fatti ovviamente con grande professionalità. Tutto quello che verrà poi proiettato come slide vi verrà consegnato come materiale didattico. Abbiamo dei corsi, sabato questo, sulla comunicazione assertiva, ma poi abbiamo sull'intelligenza eh, emotiva, eh, sul conosci te stesso, eh, un appuntamento per i ragazzi che devono sostenere la maturità, sulla gestione del conflitto tenuto dal dottor Picco. Insomma, sono molto, mm, sono molto utili e vi daranno la possibilità di avanzare nella consapevolezza e nella conoscenza di voi. Io ringrazio Sara per la sua preziosissima collaborazione in regia, naturalmente vi do appuntamento anche venerdì a, sul canale eh, YouTube del Centro Studi Evolution dove ci sarà una videoconferenza organizzata dal comune di Arcole e dal dottor Riccardo Godi. Obiettivo benessere, parleremo della gestione della rabbia. Comunque seguitici sui nostri profili social. Eh, su facebook in particolar modo tutte queste notizie sono regolarmente pubblicate vi ringrazio di cuore e naturalmente il viaggio continua